forza, lo capisci o no? Beh, la politica è politica e politica, sì. Non è che... Mario, Mario la donna. Perché? No. Chi? Mario la donna. www.marioradogna.it. Dobbiamo andare a vedere sul sito. Ah, è un candidato. Io entrerei giusto per chiedere un po' di... Entriamo e vediamo cosa ci dice di politica. Visto me. Che c'è politica e politica. C'è politica e politica. Vai, no, entra tu prima. Vai avanti. No, io non lo conosco. Va bene. No, vai tu, dall'altra parte. Prova dall'altra parte. Prova dall'altra parte, magari. Ah, dalla... spingere. Ah, no, ma non lo scassi. Te lo dicevo, c'è politica e politica. No, no, buonasera innanzitutto, Ah, sta qui Mario la donna. Ma tu sei Mario la donna? Sì, così sei. No, dai, ma sei sempre Totò, dai. Mario la donna, dai. Mannaggia la miseria. Carissimo. Mario Radogna. Veramente. Mario Radogna, ripeto, Radogna. E lui. Tu mannaggia Dante. Ah, come Dante Alighieri. Tu Mario Radogna. Come Mario Radogna. Come Mario Radogna. Allora, io sto in carne e ossa. Io stavo studiando. Che stavi studiando? Il futuro di Alguadino. Questo è interessante. Come riuscire a cambiare questa città una volta per tutte? Ma tu con questa faccia mi cambi il mondo, mi cambi, non solo a quale il mondo! Ma si discute di politica e politica. Bisogna cominciare dal sì. paese che ci vive, non possiamo cambiare subito. Esatto, anche questo è vero, bisogna cambiare prima dalle strade, dai marciapiedi. E poi piano piano magari i prati, i barchi, le pecore, i fiori, creare qualcosa per i giovani, questi giovani. Dai che ce la fai, la donna Mario! Ti sei vestito da politico anche tu. Fammi una domanda, vediamo se ti rispondo. Cosa pensi di questo paese, cioè può evolversi? Ma guarda, il paese è in continuo sviluppo. Ma scusate, io basta, sei politico e lui vabbè, possiamo mi spiace deluderti, ma il paese è in continuo regresso. No, vabbè, ma tu hai pure visto i video suoi, You wanna dance? No. Queste sono le canzoni di inizio che mette perché è un modo per far incuriosire chi ascolta. Ma quello è un modo per mettere www.youtube.com o gazzetta.it. Però come colonne sonore ci siamo, cioè messo delle colonne. You want ma è questa la canzone. You want comunque a me non ti è piaciuto il sito. Il sito è straordinario. Ma l'hai visto? No. Perché è straordinario. www.marioladonna.it. Mozilla non riesce a collegarsi a questo sito. Forse non dire queste parolacce che allora, a proposito del paese, ma tu hai espresso tanti concetti, noi non siamo riusciti a sentirli per via del famosissimo vento. Tu l'hai ascoltato il vento? Vento! C'era la bomba questo! Il mare molto c'era, così il Cile si è trasferito qua! No, tempeste uragani! Sai sintetizzare con tre idee, i progetti della tua campagna elettorale per questo paese? Il primo. Al primo posto i giovani. I giovani, che bello. Tu sei straordinario! Giovane, non è una parola mai sentita. In questa città però nessuno mai pensato ai giovani. Dell'Ottocento. No, ma è bellissima. Ma che bella! Io facevo 10 anni. No, dai, stavo parlando a sintonizzare su con 101. La regola 3 della città. Sì, no. Sarà ordinario. Ma anche con le parole. Ma mi fai dire concetti. Prima posto per le cose da fare in questo paese, giovani. Politiche giovanili e poi soprattutto le infrastrutture. E il lavoro. Bravo, quello che manca, i canini, no! Lui si è andato. I canini, no! Perché lo fai? Posso dire un lavoro a te? Posso dire una cosa alla tua vita privata ogni tanto? Sei straordinario! No, no, per dire, si è andato ad allineare a quella lunghissima linea grigia degli infermieri a quelli casi. Perché? Ma questo non dobbiamo fare santo! Ma che Papa Giovanni XXIII vogliamo fare santo? Bravo. Si può fare l'imprenditore, si può fare il papà, magari poi si può marciapiedi, metti un po' di calce, vai! Si possono fare tanti anni, grafico pubblicità,
sociale, magari un consorzio, questi sono i tre dati, questi commercio, secondo te, fanno una domanda seria ogni tanto, secondo te, secondo te, guarda me, poi dividiamo con lui, secondo te, solo... Ma la donna vota, mi raccomando. Ha fatto già una carta, guarda quanto ce ne sono, ma perché cosa vuoi dire? Puoi dire, lo conosce bene, ne parlo a te. Ma fammi quello chi è, tuo padre, tuo zio, ma te? No, gente, è stato sindaco che stava supportando. Ah, Mario Zullo, un amico. No, non è pazzo, non è pazzo. Ma non lo stai facendo crepare, tu doveva parlare di questi progetti, delle sue cose, se no non ci vede su internet. Hai visto come straordinario, fammi dare 100 euro questo. Basta, non c'è un euro al tiro, scusa. Ma c'è un qua, guarda che siamo sono quasi finiti, eh. Allora, no, aspetta, fermati. Sì, dobbiamo dire, dobbiamo dire perché c'è questo slogan su questo volante. Sì, ed è fallo dire. La forza del mettersi in gioco, la sfida della cooperazione. Dobbiamo imparare a collaborare, destra e sinistra insieme in questa città. Se vogliamo fare le cose. Hai sentito su internet. e se qualcuno dice di sinistra che vogliamo fare qualcosa di buono per i giovani. Sei una donna. Noi che siamo una donna, ma in generale sto dicendo lui. Poi lo tagli, la donna, tagli la donna. Va bene, se qualcuno vuole fare. Vabbè, però sono anche capito. Allora, ragazzi, sì, la politica è una cosa seria. Poi dopo ci andiamo a prendere una pizza e ci divertiamo. Sì, un attimo. Usciamo con qualche bella compagnia, però noi dobbiamo dire. No, le diciamo. Sì, sì. Non mancherebbe. Mi metto una cravatta perché io so che tu sei il re delle cravatte. Sì, ma tu praticamente un esercizio. Sono. Sei fuori servizio con le cravatte. Sì, mi sto disintossicando. Poi proprio questo regalo, una bellissima cresta del gardino che io darei a lui, tanto consegnala tu come trofeo. Di questi come staffelli, quando si sente capire la stessa cosa, siamo. Ma lo farò come Vittorio Rosgar. Non ce la lancerai tu. Come la va? Ma la donna, come la va? Ma puoi passare 2 secondi solo per il gattino, dai. Certo, per il gattino. Questo è l'altro. Ma è straordinario. Mica, facciamo questo cacciccetto, ma io poi lo leggiamo più tardi. Questo, vai, che poi. Eccolo qua, io la donna è ingattinato. No, ma io no. Ma poi si mette in gioco, scherza, lasciamo per aspetta, comunque dobbiamo anche dire che cosa è mettersi in gioco. Tu sei disposto a metterti in gioco? Io faccio l'amore. No, perché l'amore in gioco? Sei disposto a metterti in gioco? Come? Senti, guarda qua, davanti al pagliaccio. Ma non è semplice stare su quei volantini, perché poi tutti cominciano a guardare, questo che si crede di essere, vuole fare le cose per i giovani, vuole fare le cose per questa città. No, forse perché magari sono slogan, ma a parte gli scherzi, probabilmente perché sono slogan che uno sente in maniera... Parla alla telecamera, però magari ti sta ascoltando qualcuno, vai da là. Magari è importante, capisci, per me è fondamentale l'importanza Ignazio Zullo. No, basta, a me Ignazio Zullo, siamo un altro partito. Sì, allora, sappiamo di non fare i capelli. Sì, no, perché no, potrebbe essere rovinare i capelli di io concluderei, vuol dire l'ultima cosa. Allora, ragazzi, questa è la volta che io mi metto in gioco perché ci tengo veramente. Facciamo queste cose noi. Se non mantengo il 90% delle promesse che sto facendo in questa campagna elettorale, sì, non mi vedrete più girando in questa città. Ma neanche a casa tua. Però cioè, per una volta, vedete le cose che ci sono scritte su questo programma, per cui all'80% abbiamo contribuito noi giovani, tra cui la fiera, la zona industriale, Green Project. È un progetto verde. Ma secondo parla questi termini inglesi? Le aree wifi per far connettere i giovani. Wifi! Parchi più. Ma io non posso, io non ti porto più a parlare con Mario. Se non riesco a mantenere questo promesso insieme alla coalizione, io non mi ripresento più alle elezioni. Ma ti presenti a Sanremo con la competizione. Dai, siamo in tre, te lo porti tu a casa, questo sì, per come te, no? E questo per questo me. Per te. Questo va proprio letto, guarda, questo. Vabbè, noi vi salutiamo e. Ciao! Grazie per essere stato Ma tu sei un po' cagnomane, eh! Arrivederci!